Buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti. Allora, come ho detto prima nel video, volevo parlare un po' dei deliri del pareggio di ieri. Allora, Udinese-Juventus 1-1, e va bene. Il fatto che comunque nessuno ne parla, però alla fine non vincevamo, cioè, non perdevamo punti né in campionato né in Coppa Italia né in Champions League dalla partita di Firenze il 15 gennaio, quindi sappiamo. Le due di Milano, quella di Genova, quella di Firenze, arrivavano dopo un paio di mesi. Fatalità, e non è una casualità, secondo me, dopo una serie di partite provanti, fisiologiche e mentali. Perché, ragazzi, chi ha minimamente giocato a calcio sa che comunque ci sono delle partite e delle partite. Ci sono delle partite che comunque, se sono ravvicinate nel giro di un mese, ti spompano non solo fisicamente, ma soprattutto mentalmente. Arrivi a una partita che il giorno prima la tua diretta concorrente ha perso 2-1 e mentalmente vai un po' in crack, cioè nel senso che entri in campo non al 100%, non dando il massimo, perché se ieri davamo il massimo la partita si portava a casa. Basti vedere che dopo l'1-1 di Bonucci abbiamo subito avuto l'occasione con Pjanic, che invece di tirare ha provato a passare a Dybala, con Dybala che anche lì mentalmente non c'era, perché non ha provato nemmeno a anticipare il difensore, si è fatto anticipare come un uccellino. Quindi vedete il discorso. È proprio questo, bisogna pensare prima di parlare. Allegri ha sbagliato, perché sono il primo a dirlo, Allegri ha sbagliato il fatto di mettere sempre questo modulo e mettere sempre questi giocatori. Io vado controcorrente, molti dicono bellissimo, perché fino a ieri, è inutile che mi negate, fino a ieri eravate tutti entusiasti di questo modulo. Dopo il pareggio di ieri, deve anche cambiare un po' gli uomini, non può pensare che questi arrivano fino a maggio, sono d'accordo. Primo su tutti, Mandzukic e Higuaín, che devono darsi la staffetta in questo periodo che abbiamo un casino di partite. Io prima della partita di ieri, e chi vede i miei video e chi mi conosce sa, il modulo che preferivo era il 4-3-2-1. Perché? Perché molti mi dicono: ma Allegri non capisce un cazzo. Beh, dopo ieri allucinante, Allegri non capisce un cazzo, deve andarsene, mi fa giocare Dybala a 30-40 metri, questo qui a giugno se ne va perché se ne rompe, si rompe il cazzo di Allegri e quant'altro. Allora, ragazzi, scusate, mi impappino anche perché mi fate veramente girare le palle. Allora, quanti centrocampisti abbiamo? Due. Ok, ieri abbiamo giocato con Khedira e Pjanic. Di solito con questo modulo abbiamo due centrocampisti. Cosa pensate? Che Dybala, Cuadrado e Mandzukic devono giocare lì davanti insieme a Higuaín. Quindi il distacco tra il divario tra centrocampo e attacco è di quanto? 20-30 metri? Sono i 20-30 metri che Dybala Allegri gli chiede di tornare. Perché se tu vuoi che non ci sia un buco enorme a centrocampo, non avendo tre centrocampisti, quindi non avendo il regista e le mezzali che vanno avanti dietro, tu hai due centrocampisti praticamente stabili davanti alla difesa. Come pensi di portare avanti il pallone in attacco? Ci deve essere uno che faccia la cerniera tra centrocampo e attacco. È troppo complicato per voi. Poi sul fatto che Dybala deve giocare più avanti, sono d'accordo, ma non con questo modulo. Perché se vuoi, ripeto, portare il pallone in attacco, devi fare questa cosa qui. Punto. Poi sono d'accordo, sono uno dei pochi che lo diceva già prima del pareggio. Io ho visto il modulo 4-3-2-1 il migliore. Perché? Perché ho visto quando hanno giocato Dybala e Pjanic, ok, trequartisti dietro a Higuaín, hanno fatto delle azioni allucinanti. Perché se voi guardate, con questo modulo bellissimo, ci fossero più movimenti sarebbe ancora più bello lì davanti. Però bellissimo quant'altro, quante volte sfondiamo centralmente? Poche. Molte volte, anzi la maggior parte di volte, sfondiamo con Mandzukic e Alexandro da una parte, Dani Alves, Oleksteiner e Cuadrado dall'altra. Dybala difficilmente, perché comunque lui prende palla, ne ha tre addosso, quattro addosso. Lì mi aspetto, tra l'altro, che Dybala iniziasse a risaltare l'uomo. Non lo salta più, si accontenta, prende il pallone, si accontenta e la passa orizzontalmente. Questo non significa fare la differenza. Se Dybala vuole diventare un campione, deve iniziare a prendersi la squadra sulle spalle. E fare i passaggi orizzontali, fare il compitino per un giocatore come lui, ragazzi, gli dà un 5 ogni prestazione così. Questa è la verità, punto. Poi, ripeto, io ho sempre visto, ma già da un mese quando. Allora, il 4-2-3-1 vi dico perché è stato fatto, non perché abbiamo perso a Firenze. Poi è stato, diciamo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ma è fatalità coinciso con il periodo no di Marchisio. Se voi guardate, perché a dicembre, fino a dicembre, prima della sosta di Natale, giocava sempre lui. Dopo l'infortunio ha perso
praticamente quasi sempre giocato. Poi Allegri ha visto che ha avuto un calo, perché lui i giocatori li vede in allenamento, ha visto che ha avuto un calo. Marchisio giocava come regista. Chi è che puoi mettere come regista che ha i piedi buoni e ha una buona visione di gioco? Pjanic. Però Pjanic non può giocare davanti alla difesa da solo. E questo lo sappiamo perché quando ha giocato davanti alla difesa da solo non ha fatto delle buone prestazioni. Con questo modulo sta facendo delle ottime prestazioni, a parte ieri che hanno fatto cagare tutti. Quindi Pjanic, a chi gli affianchiamo, Khedira. Khedira che con questo modulo si è ritrovato alla grande. Quindi Marchisio, diciamo che Allegri ha fatto come sempre, ha fatto di necessità virtù. Spero che faccia tutta la stessa cosa con il fatto che Mandzukic e Higuaín devono riposare. Quindi tu mi fai contro il Milan, dato che manca anche Cuadrado, e non metterei Piazza, perché Piazza secondo me non ha ancora il ritmo in partita dall'inizio, a mio avviso, soprattutto contro queste squadre. Vabbè, comunque io metterei 4-3-2-1 con Pjanic, Dybala e uno tra Higuaín e Mandzukic. Io farei riposare Higuaín. È vero che Mandzukic si è stancato di più, però come prima punta non gli chiedi il lavoro che fa adesso. Quindi Mandzukic centravanti, Higuaín si riposa e poi cade anche il mondo. Vabbè, e poi martedì contro il Porto fai giocare tutti e due. Con Mandzukic che si è, tra virgolette, un po' più riposato, magari, non so, al 60esimo della partita col Milan fai la staffetta, esce Mandzukic, entra Higuaín. Questo io spero che faccia Allegri, perché bisogna centellinare i giocatori, perché io spero e penso che sia così. Ieri è stato appunto un pareggio dovuto diciamo, si sono scaricate le batterie fisiologiche e mentali dopo una serie di partite allucinanti contro squadre toste, sia in campionato sia in Coppa Italia, senza così. Quindi era un calo fisiologico e mentale dovuto praticamente, perché poi è arrivato fatalità contro una squadra che sulla carta è nettamente più debole di te, a Udine, con la Roma che il giorno prima aveva perso 2-1. Quindi ci sono state una serie di circostanze che poi hanno portato al pareggio. Ma è logico pensare, non fasciamoci la testa prima di rompercela, perché sto già leggendo la Roma torna in corsa per lo no. Diciamo, sono scaricate le batterie ieri. Con il pareggio di ieri, che non abbiamo perso rispetto alle quattro volte successive, quando ci capitano queste partite di merda, abbiamo guadagnato un punto anche sulla Roma. Con il pareggio di ieri, probabilmente si sono ricaricate le pile, perché comunque da ieri a venerdì passeranno 5 giorni, la squadra si riprenderà, sarà riposata a dovere, e poi rivedremo la Juventus. A marzo aveva detto Allegri: vedremo la vera Juventus. Fino alla partita di ieri la Juventus ha giocato bene, ok? Discretamente bene. Contro il Napoli doveva vincere 5-1. È inutile che rompiate le palle, ok? Detto questo è il mio punto di vista per quanto riguarda la partita di ieri e il periodo di adesso, tra difetti, pregi e difetti di questa Juventus, ok? Pregi ce ne sono tanti, ma c'è anche qualche difetto da limare della squadra e di Allegri, ok? Detto questo, vi auguro buona serata e sempre fino alla fine. Forza Juventus!